Ciao ragazzi, allora questo video, attenzione, si compone di due parti. La prima parte avete bisogno di guardarla prima, che è questa. Dopodiché fermate il video, rispondete alle domande che vi faccio e poi allora, soltanto allora, guardate la seconda parte, ok? Allora, iniziamo con la prima parte. Beh, dovete sapere che per realizzare questo video ho chiesto aiuto a tre mie carissime amiche. Sono Elisabetta, Maria e Chiara. Bene, facciamo finta che loro si siano trovate oggi per fare la spesa nello stesso supermercato. Allora, la domanda è questa. Quando capiterà nuovamente che loro si ritroveranno nello stesso supermercato a fare la spesa assieme, tutte e tre contemporaneamente però, e non solo due, tutte e tre devono essere presenti insieme. Ok? Questa è la situazione. È chiaro che per rispondere a questa domanda avete bisogno di informazioni che io ancora non vi ho dato. Allora, la prima parte del video si chiude qui. Non guardate la seconda parte del video, quindi, fino a che non avete scritto di quale informazioni avreste bisogno e come le vorreste usare. Ok? Ci vediamo nella seconda parte del video. Allora, ecco le informazioni che io vi do. Vi dico ogni quanto loro vanno a fare la spesa al supermercato. Ebbene, sappiate che Elisabetta va a fare la spesa ogni 2 giorni. Maria va a fare la spesa ogni 3 giorni. E invece Chiara va a fare la spesa ogni 5 giorni. Loro intanto stanno giocando con i numeri, noi però andiamo avanti. Supponiamo che oggi sia il 23 luglio e, come abbiamo detto, oggi si trovano a fare la spesa tutte quante assieme. Quale sarà la prossima volta, quindi voglio il giorno preciso, la data precisa, in cui loro si ritroveranno nuovamente a fare la spesa assieme? E in un anno, quante volte andranno al supermercato tutte e tre assieme per fare la spesa appunto insieme? Ok? Provate a rispondere e poi ne riparliamo in classe. Buon lavoro, ciao! Thank you.